Pescara, nuovo look per l'estate, il sindaco Masci, zona Porto, fiore all'occhiello insieme a quella della Madonnina. Nel Teramano il COPE punta al rilancio dei borghi montani. Campanile di Colledara, progetto finanziato per la ristrutturazione, ci sono 68.000 euro, biglietto da visita della città, fa parte della chiesa risanata dopo il sisma. Al via il Festival Internazionale di Animazione Marsiglio, grande appuntamento per l'Abruzzo, prima giornata del Cartoon Sound Bay all'Aurum di Pescara. Vittoria netta del Delfino con Lentella, Chiavari, Zeman in semifinale affronterà il Foggia di Delio Rossi che ha superato il Crotone. Saluto, ben trovati, nuova edizione del TG Abruzzo. Siamo a Pescara in apertura, una città che ha fatto registrare il record di presenze e che si rifà il look per l'estate. Il sindaco Masci, il porto e il nostro fiore all'occhiello. Sentiamo Sergio Cinquino. Nell'anno in cui Pescara, numero di prenotazioni turistiche alla mano, si appresta a battere i record di presenze di sempre, in città, in una stagione appena partita, il sindaco Masci presenta quello che considera il fiore all'occhiello della città e della sua amministrazione, in particolare quello della Madonnina e del Ponte del Mare subito a nord del fiume, un'area destinata a cambiare volto con il nuovo portocanale, la passeggiata tra mare e fiume, i nuovi trabocchi e il Museo del Mare e il centro di ricerca delle tartarughe marine al posto del mercato ittico spostato a sud del fiume, il Ponte del Mare riqualificato per un restyling complessivo che conferirà anche alla spiaggia un appeal che ricorda le grandi città europee di mare, un marchio di fabbrica della città di cui il sindaco va particolarmente fiero. Sì, noi lo dicevamo da sempre che questa zona doveva avere una trasformazione complessiva perché oramai è il punto di inizio di un percorso turistico e poi si dipana su tutta la riviera e quindi cambierà il volto di questa zona a cominciare dall'uso delle strutture, perché dove oggi c'è il mercato ittico al minuto noi sposteremo il centro di ricerca delle tartarughe marine che oggi si trova ai Colli, il museo del mare oggi è in via di ristrutturazione, c'è l'impresa dentro che sta lavorando, nei prossimi mesi completerà i lavori e quindi anche il Museo del Mare finalmente acquisterà una vita che non ha da oltre 20 anni, da quando si è cominciato a parlare del Museo del Mare all'interno di quella struttura. Il mercato ittico all'ingrosso lo stiamo trasferendo nella zona sud all'interno del porto dove c'era la stazione marittima e quindi libereremo anche quell'edificio a cui dovremo dare una destinazione legata a uno spazio turistico di ingresso a Pescara dall'asse attrezzato. Anche questo spazio cambierà totalmente perché al centro realizzeremo una grande fontana e il verde lo metteremo al lato. Ma e poi il porto? Il porto con questa lunga passeggiata che vorremmo creare, che arriverà fino alla diga foranea per avere una terrazza sul mare a 500 metri dal mare che guarda Pescara, bellissima, ma poi si realizzerà all'interno del fiume, già è stata appaltata l'opera, una grande vasca di contenimento delle acque di prima pioggia e questo permetterà di realizzare dove c'è la piattaforma di chiusura di questa vasca, una grande piazza che guarda il fiume e che comprende anche la zona dove oggi c'è il cantiere navale che sarà smantellato e quindi ci sarà una grande piazza. Questa zona si trasformerà, io credo che diventerà il punto turistico più importante di Pescara, perché fiume, mare, quest'area museale, la spiaggia bellissima e molto ampia, poi noi abbiamo questo mare bandiera blu che oramai ci caratterizza. Pescara si sta trasformando con tante opere che ne cambieranno il volto e che la renderanno più bella e più attrattiva di quello che già è. Restiamo sul turismo, ci spostiamo nel Teramano dove il COPE si confronta con i diversi enti del territorio con l'obiettivo di rilanciare i borghi montani e le aree interne. Chiara Bonatti.
un tavolo di lavoro tra il COP e diversi enti locali per parlare di turismo in Abruzzo, un modo per concentrarsi sulle diverse opportunità del territorio, anche facendo riferimento alle aree interne e ai borghi montani, un modo per garantire alla regione, nonostante tanti sono i passi ancora da fare, di camminare a pari passo con le altre capitali europee. Il turismo è un fenomeno crescente in tutto il mondo, in Italia i dati ci dicono che nell'ultimo anno la presenza di turisti stranieri, ma anche il turismo interno, cresce di oltre l'80%. È vero che è un fenomeno esploso dopo la pandemia, ma dobbiamo governare questo processo e cercare di valorizzare anche le aree meno conosciute, quelle che stanno diventando nuovamente attrattive, le piccole realtà, le aree montane, le aree collinari, ma tutto il territorio d'Abruzzo. Noi lo stiamo come Consorzio.Europa, grazie al progetto di Promtour, lo stiamo promuovendo in tutto il mondo attraverso la partecipazione alle fiere internazionali come quella di Berlino, di Madrid, di Zagabria, di Rimini. Quindi abbiamo visitato e abbiamo portato l'Abruzzo, ma a tutti i paesi dell'Adriatico, un po' in giro per il mondo, facendo scoprire queste realtà che sono stupende e che hanno grandi potenzialità. Oggi riflettiamo insieme per capire come migliorare questo processo e per candidare altri progetti sulle politiche europee. In che modo l'Abruzzo a livello di turismo si rende a pari passo con quelle che sono le grandi realtà europee? Allora, il brand Abruzzo è un brand poco conosciuto, anche se ci sono degli elementi sicuramente virtuosi come il simbolo del Gran Sasso d'Italia, uno dei nomi maggiormente ricercati sui motori di ricerca internazionali. Quindi abbiamo delle password, dei profili che possono essere valorizzati, degli elementi di pregio, oltre al nostro ambiente straordinario. La capacità però di accogliere non si può improvvisare, bisogna creare elementi distintivi e valoriali. A questi sicuramente va aggiunto l'attività di marketing e di concertazione dei processi legati al turismo. È quello che noi stiamo cercando di fare, mettendo un mattoncino attraverso l'utilizzo delle risorse europee affinché l'Abruzzo sia protagonista di questa ondata, di questa attenzione sul turismo che cresce e che è straordinaria. E torniamo a Pescara, prima giornata di proiezioni all'Aurum per il Festival Internazionale dell'Animazione, che Marsilio considera un evento importante per tutta la regione. Ascoltiamo Sergio Cinquino. Prima giornata di proiezioni oggi a Pescara per la 27esima edizione di Cartoons on the Bay, Festival Internazionale dell'Animazione, evento dedicato non solo all'animazione, con la direzione artistica di Roberto Genovesi. In programma infatti anche una mostra, incontri, sport in piazza e un'anteprima italiana. Quartier generale della manifestazione, l'Aurum di Pescara. Tra i tanti appuntamenti, dopo l'inaugurazione di oggi, anche la mostra di Monica Manganelli, Mondi immaginari e mondi immaginati tra utopia, realtà e sospensione. È una grande manifestazione internazionale dedicata al cinema, quella particolare segmento di cinema che è il cinema di animazione, il cinema di fantasia, il cinema trasmediale, il cinema che si contamina con i videogiochi e con tante altre forme artistiche che nascono magari dal fumetto, insomma, che infatti è collaterale alla mostra mercato e alla fiera, al premio cinematografico. Ci sono anche altre manifestazioni che appunto sono incentrate su queste forme di espressione artistiche di altissimo livello, ormai da decenni considerate a tutti gli effetti una forma di arte non inferiore alle forme tradizionali di arte. Abbiamo voluto portare Cartoons on the Bay in Abruzzo proprio perché questo fa parte di una nostra strategia di apertura, di internazionalizzazione del nostro territorio. Cartoons on the Bay è un festival internazionale che è nato nel 1996, quindi ormai ha una sua storia consolidata sia in Italia che all'estero. Quest'anno è il secondo anno senza il Covid, quindi in presenza. Avremo tre grandissimi ospiti, Peter Lord, Ian McKinnon e Harry Folman, che sono tre Oscar, Golden Globe e similari, quindi insomma parliamo di tre grandi nomi dell'animazione,
e partiamo a oggi con il programma professionale, il programma pubblico, con concerti, eventi, programma per le scuole che da ieri ha portato circa 1 migliaio di bambini provenienti da tutto l'Abruzzo al Cinema Teatro Massimo. E quindi siamo qui a Pescara, una città che amo molto, per cominciare. La CEI, insieme al comune di Colledara, finanzierà per il 70% la ristrutturazione del campanile. 68.000 euro sono stati messi a disposizione per quello che costituisce un elemento importante della chiesa risanata dopo il sisma. Sentiamo Chiara Bonatti. È stato accettato il progetto per ristrutturare il campanile di Colledara e per questo la CEI finanzierà per il 70% il progetto e l'altro 30% in collaborazione con la parrocchia verrà portato avanti dal comune. Una struttura che deve essere uniformata alla chiesa del 1500, ricostruita dopo il sisma 2009. In collaborazione con la parrocchia, circa un annetto e mezzo fa abbiamo presentato un progetto con una richiesta di finanziamento di fondi CEI per riparare il campanile, che ormai è così, diciamo che ci è nato in questo modo. Abbiamo avuto la fortuna che la CEI ci accordasse il finanziamento, ovviamente con una quota di cofinanziamento che il comune si è già dichiarato disponibile a dare alla parrocchia per completare i lavori. Il campanile ha un'età diversa rispetto a quella che la chiesa ricostruita appunto e aggiustata dopo il sisma 2009. In che modo dovranno essere portati avanti questi lavori? Sì, come tutti possono ben vedere, il campanile è del Novecento, mentre la chiesa, diciamo, è più di periodo medievale. I lavori soprattutto consisteranno nella messa in sicurezza delle tamponature e nella realizzazione dell'intonaco, in modo da, diciamo, renderlo, diciamo, più compatibile con quello che è l'epoca di costruzione della chiesa. Il campanile è un po' il simbolo della città perché è quello che si vede prima dalla strada. Sì, diciamo che il campanile, soprattutto vista anche l'altezza, è una di quelle strutture che, diciamo, spicca all'interno di tutto l'agglomerato urbano di Colledara, soprattutto per chi viene dall'autostrada. Quindi è anche una sorta di biglietto d'ingresso per chi vuole venire a visitare il nostro paese. E siamo allo sport, vittoria netta del Pescara Chiavari con Lentella per 3-2 con doppietta di Cuppone e gol di Delle Monache. Zeman in semifinale affronterà il Foggia di Delio Rossi che ha superato il Crotone. Sergio Cinquino. Pescara, un vero e proprio ciclone in gran forma e con la condizione anche fisica che sembra buona, adesso però può farcela arrivare fino in fondo. C'è il Foggia di Zeman. Ma sì, voglio dire, è stata una grande impresa quella di ieri, partita difficile, iniziata con un paio di cartellini pesanti, insomma non era una partita, mi ha sorpreso, dico la verità, proprio molto molto meglio di quanto mi aspettassi. La grande sorpresa a me è stato Cuppone, io non me l'aspettavo onestamente che potesse essere così determinante, perché insomma lui era stato sempre oramai da tanti mesi al margine della prima squadra. E non mi sembrava il giocatore adatto al gioco offensivo di Zeman, invece è stato un ciclone, voglio dire, perché... e poi Delle Monache, vabbè, Delle Monache non abbiamo più parole per questo ragazzo, ha fatto un altro gol capolavoro. Bello, la squadra mi è piaciuta tantissimo, tra l'altro insomma la partita credo se fosse la più difficile di questa fase di playoff, perché... come valori, adesso però come contenuti emotivi c'è il Foggia che forse è la squadra emotivamente più delicata per quel che riguarda anche Zeman. Ma sì, no, non solo, dall'altra parte c'è pure Delio Rossi, insomma la partita di ex, tra l'altro c'è questo ricordo che ancora brucia di Delio Rossi a Bologna, insomma ci ha scippato una promozione. Nessuno se l'aspettava, quindi insomma partita vale, però in questo momento quello che conta credo che sia soprattutto la condizione, la capacità della squadra che veramente si è liberata anche da, tra l'altro questa volta non aveva nemmeno il suo faro offensivo, questo Lescano, e quindi è stata veramente una grande prova, insomma.
sport e alimentazione per uno stile di vita sano, successo per il convegno dedicato alla memoria di Luciano Petrella. L'iniziativa si è svolta a Teramo. Per noi c'era Giusy Cingoli. Il 30 maggio, presso la sala dell'Ipogeo a Teramo, si è svolto un dibattito su sport e alimentazione per uno stile di vita sano dedicato alla memoria di Luciano Petrella. Il filo conduttore del convegno, un corretto stile di vita che presuppone l'alimentazione sana, di pari passo con la medicina per prevenire le malattie. Teatro del dibattito, la sala dell'Ipogeo di Piazza Garibaldi, in collaborazione con la ALS di Teramo, alla presenza di tanti esperti nell'ambito della medicina dello sport e dell'alimentazione. L'evento ha inaugurato la seconda edizione del Memorial Luciano Petrella, torneo di calcio a 5 organizzato dall'associazione Teramo Sport & Company, che si svolgerà dal 20 al 30 giugno al campo fluviale di fronte al Cinema Smeraldo. In occasione del convegno, moderato dalla giornalista Germana D'Orazio, sono intervenuti l'ex arbitro di Serie A Gianpaolo Calvarese, il direttore del Dipartimento di Radioterapia dell'Ospedale di Teramo Carlo Dugo, il tecnico nazionale FIDAL Claudio Mazzaufo, il direttore sportivo Mauro Meluso, il direttore del Dipartimento di Medicina del Mazzini Francesco Delle Monache, lo chef stellato William Zonfa, il direttore del Dipartimento di Oncologia del Mazzini, Katia Canneti, l'allenatore ex Teramo Massimo Paci e il medico nutrizionista Alessio Piccioni. Dopo i saluti introduttivi del sindaco Gian Guido D'Alberto e del direttore generale della ALS Maurizio Di Giosia, è iniziato il dibattito sul migliorare la qualità della vita attraverso una corretta alimentazione e facendo riferimento soprattutto alla parola equilibrio. Non sono i carboidrati che fanno ingrassare, ma occorre bilanciarli con proteine e grassi, ha sottolineato il nutrizionista Piccioni. Meluso, Paci, Mazzaufo e Calvarese si sono espressi sul tema in ambito sportivo. In chiusura, dopo i saluti di Brucchi e del rettore dell'Università Dino Mastrocola, l'organizzatore del convegno, Piero D'Orazio, ha donato un omaggio floreale alla moglie di Luciano Petrella. Ad assistere all'evento una delegazione di atleti del settore giovanile del Ponte Vomano Calcio. E questo è il nostro ultimo servizio. Ci fermiamo qui. Grazie dell'attenzione. Buon proseguimento. Arrivederci.